dovessi consigliare oggi a un ragazzo che vuole fare questo lavoro, per te o per qualsiasi altra azienda, quale dovrebbe essere la caratteristica fondamentale che dovrebbe Ma, per venire a lavorare in DAZN o in generale avere? per In lavorare? generale, in generale. Secondo me ci sono due cose che stanno emergendo parecchio, e quando dico emergendo parecchio, chiaramente dipende da contesto a contesto, perché vedo certe nazioni che diciamo che non sono ancora arrivate a quel punto. Ho avuto la fortuna negli ultimi 5 anni di viaggiare dal Giappone all'America e girando in giro per l'Europa, e quindi ho avuto la possibilità di vedere le varie community dove sono, e mi sono formato un'idea dove ci sono, diciamo, un certo tipo di maturità, una maturità che sta crescendo, che sta arrivando. Personalmente credo che ci siano due cose che sono estremamente importanti per uno sviluppatore. Uno sono chiaramente i technical skill, quindi prendersi un linguaggio, impararlo, e quello, diciamo, è un po' il core della Certo. cosa. Però soprattutto quello che un tempo veniva chiamato soft skill, Esatto. che oggi sono in verità chiamate core skill, è la cosa più interessante, perché la realtà è attualmente non esistono più progetti che c'è il one man band e può fare da solo una persona e mantenerlo per tutto il tempo. Oggigiorno devi sempre e comunque lavorare in team, e il Certo. fatto di dover lavorare in team significa che ci sono delle dinamiche che sono completamente differenti rispetto a un tempo. Io mi ricordo quando ero freelance e potevo fare tranquillamente dei widget o dei piccoli progetti, applicazioni desktop da solo o massimo 2 persone. Anche progetti di un certo calibro, e oggigiorno non è molto difficile riuscire a fare una cosa del genere, perché comunque l'utente sta chiedendo sempre di più e la tecnologia si sta espandendo, e sì, è vero che ci Certo. sono le astrazioni e tutto, però in un certo momento, se vuoi fare una cosa di un certo livello, devi lavorare in team. E lavorare in team non è più solo scrivo del codice, guardo la PR e buonanotte. È più che altro che devi creare l'empatia, in particolare quando lavori in ambienti distribuiti, creare l'empatia tra team, creare le connessioni, investire tempo, perché non è, diciamo, buttarlo via, ma investire il tempo nel crearle queste connessioni, creare il networking, Bravo. capire cosa succede verso l'esterno, capire quali sono le dinamiche interne. Capire il contesto, che è un'altra cosa che vedo molto, molto complesso da parte degli sviluppatori, anche in DAZN, perché spesso vedono quello che gli gira attorno, ma non cercano di alzare la testa, di vedere tutto il complesso di quello che, di quanto complesso sia diciamo, il progetto o la piattaforma su cui lavorano. Queste cose qui, secondo me, diventano l'essenziale per, se vuoi, lo sviluppatore del futuro. E quanto è difficile costruire però queste skill, cioè come fai? Perché alla fine, sai, il codice oggi forse anche riesci a prendere un corso e lo impari, se fai esperienza ancora meglio. Le soft skill come fai? Secondo me sono anche qui due, almeno io mi sono formato, diciamo, ho questa cosa in testa. Secondo me ci sono due cose che impattano dirette sulle core skill. Una è l'ambiente in cui tu ti trovi. Cioè, se vedi un ambiente che è deleterio, dove non impari nulla e dove non c'è niente, non bisogna avere la paura di dire: ok, non troverò più un altro lavoro come questo, perciò sto zitto e rimango qui. Certo. Bisogna, soprattutto nel nostro settore, usare e andare a trovarsi un'azienda che ci può dare quello che stiamo cercando. Poi ci sono delle persone che gli sta benissimo di stare dove stanno, e va bene così, non è che sono obbligati, però ci sono spesso persone che vogliono di più e sono fermate dal territorio, dalla situazione economica, via dicendo. E spesso, purtroppo, bisogna fare delle scommesse su se stessi e provare a cambiare le cose, perché, diciamo, rimanere lamentandosi non aiuta nessuno, non aiuta nell'ambiente lavorativo, non aiuta nella la persona. Perciò bisogna avere il coraggio di fare delle, diciamo, delle scelte abbastanza, a volte, azzardate. L'altra cosa, a parte l'ambiente, è una cosa che deve crescere all'interno di te stesso, secondo me. Io ho visto, quando ho iniziato come sviluppatore, dove cercavo di essere più oggettivo possibile, meno soggettivo possibile, e quando mi sono mosso dall'Italia a qui, ho visto diciamo, la crescita personale che ho avuto viaggiando, ma anche stando a contatto con altre culture, con altre persone, e mi sono reso conto che effettivamente non è solo codice, forse il codice è L'ultima un parte. 50%. E quando sono diventato architetto e dopo ho un team di architetti, quello che ho notato è che le persone con cui mi trovo meglio da lavorare non è l'architetto super tecnico che sa, che ne so, AWS dal resto ai piedi, ma sono quelle persone che hanno dei core skill importanti e
assieme a, diciamo, una parte tecnica importante, ma il core skill diventa ancora più essenziale quando hai, come nel caso dell'architetto, da comunicare costantemente con altre persone. Perché il nostro Chiaro. lavoro è 60% di comunicazione e 40% tecnico.